creato lo snapshot vecchio di oggi, viene creato un nuovo snapshot e poi viene fatto il backup. La duplicazione funziona, va bene, va male? Sì. Funziona, solo che potete usare la deduplica e lo zip insieme, non ci sono grosse partite di cosa. Avevo letto, chi è che sta ancora giocando? Avevo letto che se per caso un DTFS su dischi un po' troppo economici, rischi che in caso manchi la corrente, cioè se il sistema operativo dà il disco comandi di flusso. Dovete usare SATA. Devi usare SATA. Cioè, non succede SATA. Con l'IDE perché, sì. Perché non va, lui appena parte va a cancellare la cache del disco, perché deve fare il copy and write, quindi deve essere sicuro che quando scrive un dato ci sia scritto. Potete togliere queste funzioni, ma se lo usate per casa va bene, se lo usate per altri scopi. Ma perché appunto si succede che si corrompe la DTFS e lui ha una specie di file log che si chiama ZIL. Se volete aumentare le performance, questo qui degrada molto le performance. Se volete fare alte performance, è possibile mettere lo ZIL su un altro disco. Di solito non richiede, bastano 60 mega computer sufficiente, mettete i dischi quelli a stato solido. Così la velocità aumenta nel caso di NFS. Se togliete il ZIL è velocissimo. Le dischi non vanno consegnate a nessuno perché vengono rispettive alla fine. Facciamo un applauso al Bala che ha avuto grandi operazioni. E anche un vaffanculo. Va. Allora, Nexus proponeva di dare fondo ai fusti e quindi c'è l'Happy quarto d'ora. E quindi fino alle 16:30 tre birre al prezzo di due. Dopodiché con le birre in mano, ovviamente tre birre per persona, seguirete il talk di Steve Jock con una sorpresa annessa. Bene, allora poi c'è questo talk.